È morta la babysitter che ieri mattina a Bologna è finita in una piscina con la bambina di 2 anni che stava accudendo. Ancora da ricostruire la dinamica di quello che al momento gli inquirenti ipotizzano essere un incidente. Nella tarda mattinata di ieri soccorsi medici sono intervenuti in una villetta sui Colli bolognesi di proprietà dei nonni della bambina. Giunti sul posto hanno estratto dall'acqua la donna, 50 anni, di origine filippine, e hanno iniziato la rianimazione prima di trasportarla in ospedale. Le sue condizioni, apparse subito critiche, sono peggiorate in poche ore fino al decesso sopraggiunto nella mattinata di oggi all'ospedale maggiore di Bologna. Non è chiaro cosa sia accaduto, ma non è escluso che la donna possa aver avuto un malore. Non si sa ancora se prima o dopo il tuffo in acqua. Anche la bimba è stata soccorsa e trasportata in ospedale a Sant'Orsola di Bologna. La sua prognosi rimane riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita.